Ben ritrovati a Santa Casa News. Dal 21 al 23 aprile si è svolto il secondo weekend dei laboratori liturgico-musicali chiamati Un Canto Nuovo qui al Santuario della Santa Casa. Un percorso sempre più in crescita che accoglie ogni mese sempre più partecipanti che desiderano approfondire il servizio alla liturgia attraverso il canto. In questo secondo weekend abbiamo incontrato tre dei docenti che insegnano in questi laboratori e proprio da loro cerchiamo di capire il significato dell'approfondimento proprio del servizio alla liturgia attraverso il canto. Ascoltiamo. Sul Rexi Christus, alleluia. Un canto nuovo direi è il nostro modo di celebrare attraverso la musica appunto e il canto, ed è anche un modo nuovo di impostare la pastorale della musica e del canto in un santuario come quello della Santa Casa qui a Loreto, ma direi anche in ogni chiesa locale, in ogni parrocchia. È importante iniziare sempre di nuovo dalla formazione, quindi ecco l'idea che la delegazione pontificia qui ha avuto di iniziare un percorso di formazione sulla musica e sul canto nella liturgia, per la liturgia, è davvero secondo me una carta vincente. La novità sta proprio nella formazione, nell'investire per la formazione degli animatori. Allora, proprio iniziando questo secondo appuntamento abbiamo raccolto anche un feedback da parte dei partecipanti di quello che è stato il primo momento che abbiamo vissuto il mese scorso, ed è proprio emersa questa voglia, questo desiderio di vivere l'esperienza del canto come un'esperienza di servizio, come un'esperienza dove vivere anche la bellezza della fede. E il nostro tentativo, anche a partire da questo secondo momento, è quello proprio di, attraverso il fare musica, un'esperienza quasi di laboratorio, di bottega, in cui sperimentarci con l'esperienza del cantare insieme, del costruire insieme un canto, basandolo soprattutto anche su una dimensione spirituale. Ecco perché i diversi appuntamenti hanno sia un momento di formazione teologica, spirituale, liturgica, ad esempio anche in questo secondo appuntamento in maniera molto più approfondita la dimensione anche liturgica, e tutto questo poi vivendo sempre l'esperienza del cantare insieme attraverso l'aiuto anche della tecnica vocale, ma soprattutto un repertorio che ci aiuta a sperimentare quanto il canto comune, il canto corale, ci dà quella possibilità di sperimentare, di vivere queste esperienze di bellezza al servizio della liturgia. Alleluia, 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 alleluia. Quello che si sta facendo questi giorni è proprio formazione liturgica. Papa Francesco lo ha chiesto anche nella sua ultima lettera apostolica, Desiderio Desideravi, no? Sulla formazione liturgica di tutto il popolo di Dio. E questi giorni stiamo ripetendo che anche le corali, il coro, le scole cantorum, gli animatori liturgici devono riscoprire la loro ministerialità a servizio della partecipazione attiva di tutta l'assemblea, di tutto il popolo di Dio alla celebrazione, in particolare la celebrazione eucaristica. Forse per troppo tempo si è delegato il canto soltanto ai coristi, ai cantori. Loro fanno parte dell'assemblea, anche il coro è assemblea che celebra e quindi deve fare da cerniera tra tutta l'assemblea, perché tutta l'assemblea possa cantare. E allora credo che il servizio che la pastorale liturgica sta rendendo in questo luogo, in questi giorni, sia molto prezioso. Poi ritengo anche che un luogo come il Santuario di Loreto deve diventare sempre di più anche un modello, un esempio. Le celebrazioni in santuario devono diventare esemplari non solo per la prelatura di Loreto, ma anche per tutti i pellegrini che vengono qui e celebrano i sacramenti, partecipano all'Eucaristia. Per cui l'impegno di formare un coro e di formare anche altri animatori liturgici, non solo di Loreto ma che vengono anche da altre parti d'Italia, sia davvero un nobile impegno, ecco, che risponde a quel desiderio della riforma liturgica, che la liturgia risplenda per nobile semplicità e grazie alla partecipazione di tutti. Vieni, Santo Spirito, dolce sperimentiamo il senso e il gusto del vivere e del camminare insieme. È una vera e propria esperienza sinodale. In questo tempo si sta molto parlando di sinodo, del gustare la bellezza di vivere un cammino sinodale. Certamente la musica e l'esperienza corale in quanto tale aiuta a fare questo. In questo luogo di incontro di tanta gente, di tanti pellegrini, diventa certamente un elemento in più che ci sprona a vivere questa esperienza, e soprattutto il condividere con tanti fratelli il desiderio, no, di crescere in una continua formazione sotto l'azione certamente dello Spirito. Alleluia! Anche in questa puntata non vogliamo dimenticare l'aspetto culturale, l'aspetto artistico del Santuario della Santa Casa, e camminando proprio tra i saloni del Museo Pontificio possiamo scoprire o riscoprire la storia della Santa Casa, questo trasporto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 che ha portato la Santa Casa da Nazareth fino qui sul Colle Lauretano, e un'opera custodita al Museo Pontificio ci racconta proprio questo straordinario viaggio. Guardiamo insieme. La traslazione di Josef Heinz è un dipinto a olio su tela realizzato tra il 1649 e il 1660 e donato nel 2011 al santuario dal collezionista e studioso veneziano Pietro Scarpa, quale segno di devozione verso la Vergine Lauretana. Nella tela sono impresse le varie tappe che, secondo la tradizione, hanno portato all'arrivo della Santa Casa sul Colle, allora in territorio recanatese. Vi sono tracce storiche che riconducono la presenza di questo dipinto nel 1664 nella chiesa veneziana di San Paolo Apostolo, con l'attribuzione dell'opera proprio a Josef Heinz il Giovane. Successivamente se ne persero le tracce. Dell'autore tedesco, nato ad Augusta nel 1600, Si sa che si trasferì a Venezia, dove le cronache lo danno presente sin dal 1625 e dove morì nel 1678. La tela, in un'ipotetica linea del tempo che andrebbe letta da destra verso sinistra, raffigura le varie fasi del trasporto della Santa Casa nel 1294. A destra infatti si scorgono gli angeli che trasportarono la casa via mare, sormontata dalla Vergine col bambino. Poi il trasferimento nella selva chiamata Loreto, dove si nota al centro l'assalto dei briganti che aggrediscono, depredano e uccidono i pellegrini. Volgendo lo sguardo a sinistra, il trasporto sul campo dei due fratelli, che se ne contesero la proprietà fino a giungere nella collocazione attuale, ossia sulla pubblica strada dove la luminosa figura della Vergine, avvolta dalla dalmatica e coronata con triregno, è attorniata da angeli. Al centro della raffigurazione vi è l'immagine della Madonna, in abiti rosso e azzurro, con il bambino sulle ginocchia, portata sulle spalle da 5 angeli tra globi di nubi, sullo sfondo di una selva con folte chiome d'alberi. Tra le tante descrizioni della traslazione della Santa Casa, questa risulta essere la più articolata e solenne, oltre che la più ricca di attenti particolari. Anche in questa puntata non potevamo non lasciare uno spazio al pensiero del giorno di Don Bernardino Giordano, questo pensiero che giorno dopo giorno ci aiuta ad iniziare con il piede giusto la nostra giornata, che potete sempre seguire dai nostri social e dalle tante emittenti televisive collegate. Ascoltiamolo insieme. Buona giornata. Riferito ad ogni famiglia, no? Che cosa resterà in paradiso? Che cosa porteremo, tra virgolette, portare, ecco, in paradiso? Noi porteremo quell'esperienza che assomiglia a Dio nel modo con cui io l'ho vissuta qui sulla terra. Quell'amore che assomiglia a Dio, quell'amore, chiamiamolo, divino, che ho fatto sperimentare a lui o a lei o a coloro che hanno abitato con me in quella casa, in quella famiglia. Entriamo, facciamo, diamo una modalità di come quell'esperienza d'amore concretizzato assomiglia a un amore di Dio. E l'amore concretizzato dell'amore di Dio è molto, ma molto concreto. Quella tenerezza, quell'abbraccio, quel portare l'umido giù nella patumiera, quella carezza, ma sono tutte cose molto concrete, ma che assomigliano a un'esperienza di Dio. Perché? Perché ci metto io l'intenzione con cui farle. Allora sì che comprenderemo il significato grande che dietro quel gesto non ci sei solo tu, ma c'è anche qualcun altro. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. E concludiamo la nostra puntata ricordandovi tutte le possibilità che avete di unirvi in preghiera con il Santuario della Santa Casa dalle vostre case. Da lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 7:30 del mattino con la Santa Messa, trasmessa in diretta da Telepace, dalle vostre tv diocesane, sul nostro canale YouTube Santa Casa Loreto, su GRP Vera TV per la regione del Piemonte e su canale 21 per la regione della Campania, alle ore 8:30 su Telechiara per Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige e Teletruria per le regioni della Toscana e dell'Umbria. Sempre dal lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 12 con la recita della Regina Cieli e del Santo Rosario in diretta su Vatican Media, sui social della Conferenza Episcopale Italiana, sulle vostre tv diocesane, su Telepace. Telepace e sempre sul nostro canale YouTube Santa Casa Loreto. Vi ricordiamo sempre la trasmissione in diretta della Santa Messa festiva della domenica alle ore 10, sempre su Telepace, sulle vostre TV diocesane e sempre sul nostro canale YouTube Santa Casa Loreto. E in ultimo vi ricordiamo sempre il tradizionale appuntamento con la fiaccolata del sabato sera alle ore 21 che vi invitiamo a vivere in presenza qui al Santuario della Santa Casa, ma che potete sempre seguire dalle vostre case in diretta su Telepace e sulle vostre emittenti diocesane. Quali sono gli appuntamenti da segnare sulla vostra agenda per le prossime settimane? Dal 12 al 14 maggio il terzo weekend dei laboratori liturgico-musicali chiamati Un Canto Nuovo. Come abbiamo visto nel primo servizio, un'opportunità per scoprire e riscoprire quello che è il servizio alla liturgia attraverso il canto. Le iscrizioni sono aperte fino all'ultimo giorno. Consultate il sito del santuario www.santuarioloreto.va. E per le famiglie, per quanto riguarda questo periodo che ci prepara a vivere la Pentecoste, è previsto un ritiro proprio di Pentecoste con Don Luigi Epicoco dal 19 al 21 maggio. Per le informazioni e per iscriversi e vivere questo momento di ritiro, vi invitiamo a consultare il sito della pastorale www.loretofamily.it. E un'altra iniziativa importante per tutti voi scout che ci seguite dalle vostre case è Scout in Loreto, questa esperienza di strada, comunità e servizio che il santuario vi offre grazie al supporto e all'impegno del gruppo dei Foulard Bianchi che qui sono presenti al santuario e che vi accoglieranno per vivere al meglio la vostra esperienza di fede e anche di servizio qui alla Santa Casa. Tutte le informazioni le trovate sul sito dedicato www.foulardbianchi.it/Loreto. E vi ricordiamo sempre di immaginare quello che sarà il vostro pellegrinaggio, la vostra visita qui al Santuario della Santa Casa e prenotare il vostro momento qui. Tutte le informazioni le trovate all'ufficio accoglienza, al numero e alla mail che vedete in sovraimpressione e comunque tutto trovate sempre nel sito ufficiale del santuario. Vi ricordiamo di rimanere sempre collegati con noi attraverso tutte le possibilità social, attraverso la rivista ufficiale del santuario, il messaggio della Santa Casa. Anche per questa settimana è tutto, noi ci diamo appuntamento alla prossima per una nuova puntata di Santa Casa News. Arrivederci.